Quanto è importante investire in innovazione per il paese e per un luogo come la Sapienza? Secondo me è fondamentale, cioè è l'unico sistema, innovazione e ricerca. Allora, adesso diciamo in questo caso, dato che questo centro è applicativo, non parliamo di ricerca, ma parliamo dell'innovazione, però è fondamentale perché è l'unico modo per uscire da questo stato disastroso in cui ci troviamo. Poi ovviamente c'è tutta la componente del sociale, di cui non sono un'esperta, quindi non so dal livello di organizzazione proprio dello Stato, della società, cosa si possa fare, però dal punto di vista dell'avanzamento sicuramente è fondamentale. Infatti si basta vedere gli altri paesi che anche nei momenti di crisi aumentano gli investimenti in ricerca e innovazione. Noi li tagliamo, forse c'è qualcosa che non va. Per l'università è fondamentale lo stesso, intanto perché fra l'altro l'innovazione rappresenta anche un grosso risparmio. Ecco, questo per esempio forse non viene molto percepito. Spieghiamo perché l'innovazione è anche un grosso risparmio. L'innovazione è un grosso risparmio da tanti punti di vista. Allora, sicuramente dal punto di vista della organizzazione del lavoro, quindi il risparmio di ore uomo, perché se io ho un sistema informativo, un'infrastruttura efficiente e organizzo i processi amministrativi, gestionali intorno a questo, sulla base dell'esistenza di questo sistema, chiaramente poi ho una gestione virtuosa di questi processi, per cui non ci sono ripetizioni, non c'è lavoro sprecato, lavoro duplicato, le sorgenti di errore diminuiscono e io riesco a servire il mio utente finale. Allora, noi immaginiamo che com'è la situazione tipica di un'amministrazione pubblica. Ci sono due livelli di utenza per un sistema informativo. La cosiddetta, chiamiamola utenza diretta, che è quella degli amministrativi. E poi l'utenza indiretta, che però è quella cruciale, che nel nostro caso sono soprattutto gli studenti, che usufruisce da una parte di servizi direttamente, come può fare adesso tramite i servizi erogati tramite il web, però ancora fruisce tantissimo di servizi erogati tramite l'amministrazione, se non altro in una fase di preparatoria. Quindi è fondamentale che l'amministrazione sia efficiente e sia dotata di strumenti che aumentano l'efficienza, la produttività, in qualche modo anche la soddisfazione, certo, per poter erogare poi un servizio migliore all'utente finale. E questo è fondamentale. Tutto ciò riduce anche i costi, dopodiché i costi sono anche costi, diciamo così, banali tra virgolette, ma che per una organizzazione di questa taglia non sono banali, per dire la carta. Ecco, infatti per esempio anche, manca il costo per la società intera, cioè il costo di ridurre gli spostamenti cioè meno emissioni, andare 3 volte in segreteria, ci deve andare una volta sola, magari ritirare un tesserino. Costo di riduzione degli spostamenti, utilizzare l'informatica o comunque l'ITC per eliminare le disuguaglianze, no? Tipo lo studente che ha delle disabilità e non può recarsi agevolmente allo sportello, non può seguire delle lezioni agevolmente, adesso lo può fare per dire in e-learning,